Buonasera, buonasera a tutti quanti, ben ritrovati in questo giorno un po' particolare perché anticipa quello che sarà fra qualche giovedì un evento abbastanza importante che abbiamo commemorato in parte durante tutto il corso dell'anno. Ciao a tutti, siamo in tanti oggi. Ora rapidamente, ciao Olga, anzi lascio proprio ad Olga velocemente il compito di profilare ciascuno dei presenti, che già comunque i nostri amici che ci seguono li conoscono, forse qualcuno un po' meno. Quindi a te, Olga, a Onere ed onore. parte io e te, che ormai non ci stiamo neanche a No, presentare, va bene. infatti. Allora, io do il benvenuto a tutti coloro che ci ascoltano, ci seguono. Stay tuned, come si suol dire, fino alla fine di questa presentazione, perché andremo a svelarvi anche delle cose importantissime per essere coinvolti proprio in prima persona a quella che noi giudichiamo essere la celebrazione delle celebrazioni per gli Stati Uniti d'America. Proprio quest'anno nel 2021, perché incorre il 400° della famosissima festa del Thanksgiving. E siccome noi l'abbiamo coltivata, amata, sognata, desiderata per tutto il corso di un anno intero, a partire dal 2020, quando creammo un'iniziativa, ahimè, all'epoca virtuale, non potevamo farla in presenza. Ma nel nostro cuore abbiamo sempre pensato e immaginato che sarebbe arrivato poi il mitico 2021 e avremmo potuto organizzare un Thanksgiving dinner in presenza, radunando amici, accoliti, fans degli Stati Uniti d'America. E quindi tra queste menti fulgide che si sono occupate durante un anno di Thanksgiving e di tutto quello che appartiene al Thanksgiving, quindi la storia, le tradizioni, la cultura, le leggende anche, perché ci sono tante leggende, ci sono tanti protagonisti. Allora, al di là di Stefano, ovviamente, e della mia persona, e guardate questo bellissimo tacchino che dà il benvenuto a 400 fans, 1621-2021, quindi voglio dire, a chi ancora avesse dei dubbi che gli Stati Uniti non hanno storia, qui invece noi andiamo a dichiarare che c'è una bella storia. Quindi, al di là di Olga Mazzoni e di Stefano Nenucci, vediamo partecipi Silvia e Alessandro, che sono due fautori e ovviamente coordinatori e menti di questo grande evento. Sono assolutamente legati al food perché fanno capo al loro blog che è Lost in Food. Poi abbiamo Simona Sacrifizi, che è la travel writer in assoluto, la più esperta sui viaggi negli Stati Uniti d'America, direi una punta di diamante quando si parla poi di tradizioni e di cultura. Andrea Montagnana e Emanuela Baietto, che sono una coppia di fatto a tutti gli effetti, in quello che loro concertano sia in campo di viaggi, viaggi di cultura, viaggi per veri e propri amanti degli Stati Uniti, ma soprattutto anche per chi ama bere, bere cosa? Beh, distillati e soprattutto sorseggiare cocktail dove Andrea è il grande esperto. Last but not least, Sally. Vi presento Sally, che è la nostra sommelier e l'esperta anche di degustazione di vini e lei in particolare ovviamente rappresenta i vini della regione di Finger Lakes nello stato di New York, quindi grande protagonista sulle nostre tavole anche il calice con vini e bianchi e rossi di questa regione statunitense. Io direi che quindi siamo un gruppo di lavoro che si è visto praticamente per tutti i giorni che sono intercorsi tra il 2020 novembre e questo novembre, e abbiamo quindi creato qualcosa di speciale per tutti voi. E adesso seguiteci. Allora, dopo questa presentazione facciamo una breve intro storica, culturale, che è compito di Simona, sulle origini del Thanksgiving, che già l'abbiamo raccontato varie volte, ma adesso Simona ci farà un po' un riassunto su tutto.
Allora, partiamo dalle origini. Thanksgiving Day o anche festa del ringraziamento è probabilmente tra le festività nazionali più amate e celebrate, seconda solo al 4 luglio, per ovvi motivi, perché va a celebrare la proclamazione della dichiarazione di indipendenza, quindi la nascita degli Stati Uniti d'America. Però se il 4 luglio è la celebrazione più importante, quella del Thanksgiving è quella più antica, che va un po' a ripescare in quelle che sono le origini degli Stati Uniti d'America. E facciamo un salto indietro che è più di 400 anni. Nel 1602, nella Chiesa anglicana d'Inghilterra ci furono delle problematiche dei gruppi dissidenti calvinisti che prima furono mal tollerati e poi perseguitati, per cui alcuni fuggirono nei Paesi Bassi. Un bel gruppo consistente di 100 persone con a capo William Bradford decise di partire alla volta del Nuovo Mondo per creare una nuova colonia, sull'esempio di quello della Virginia, dove ci fosse libertà di credo, professione e anche politica. E così lo vedete nella foto, il 16 settembre del 1620, a bordo del mercantile Mayflower, 102 padri pellegrini partirono alla volta del Nuovo Mondo. Traversata difficilissima, videro le coste orientativamente, la data non è certa, del odierno Cape Cod intorno al 9 novembre, e nel giro di un paio di settimane decisero di stanziarsi definitivamente in una baia che prese poi il nome di Plymouth, che era poi la città da cui erano partiti dall'Inghilterra. Possiamo proseguire, grazie Stefano. Ecco qui, questo è il momento dello sbarco. Arrivarono nel Nuovo Mondo, diciamo, non scelsero un buon momento perché siamo verso la fine dell'autunno, l'inizio dell'inverno, per cui anziché avere la possibilità di costruire nelle condizioni ottimali un nuovo insediamento e dedicarsi alle culture, proprio quello fu un inverno terribile, per cui arrivarono alla primavera decimati. E fu solo grazie all'aiuto dei nativi Wampanoag, nativi locali, che riuscirono a riprendersi. Nativi Wampanoag, che dopo Stefano ci racconterà un po' più nel dettaglio, che non contenti dei primi approcci che avevano avuto coi primi coloni inglesi, si fidarono di questo gruppo di perseguitati che cercavano solo di vivere in pace e li supportarono. E infatti nella slide successiva vediamo quello che è oggi Plymouth, nel senso quello che ricorda e ripercorre le origini di questo arrivo e di conseguenza del Thanksgiving. Quello che vedete è la Plymouth Plantation, che è una ricostruzione fedele di quello che era il primo insediamento dei primi padri pellegrini. Le case, gli utensili, persino gli attori con abiti d'epoca che interloquiscono con i visitatori come se si fosse ancora nel 1620. C'è anche una riproduzione del villaggio Wampanoag, c'è il Mayflower ancorato a largo della costa, e c'è la Plymouth Rock, la leggenda roccia su cui idealmente mise il primo piede il primo padre pellegrino nel Nuovo Mondo, ed è un luogo secondo me imprescindibile in un primo viaggio in New England. Quindi proseguiamo, arrivano, trascorrono un inverno difficile, supportati dai nativi Wampanoag, riescono però a farcela e ad arrivare all'autunno con un primo e fruttuoso raccolto. Ora, la storia ci racconta di questa giornata, che in realtà non fu una sola giornata, ma furono più giorni di pranzi, preghiere e libagioni, momento a cui parteciparono in alcune fasi alcune rappresentanze dei nativi Wampanoag con il capo Massasoit, anzi contribuirono con abbondante cacciagione. E questo, proseguendo, è l'evento del Thanksgiving che noi oggi rievochiamo. Qui vediamo alcune riproduzioni e rievocazioni che vengono fatte proprio a Plymouth nel giorno del 400° Thanksgiving. Però cos'è arrivato a noi oggi in 400 anni? Innanzitutto non è stata una celebrazione continua, e il nome Thanksgiving non è nato nel momento in cui è stato celebrato il primo, ma 2 anni dopo, nella ricorrenza, gli stessi padri pellegrini decisero di utilizzare questa parola, ringraziamento, a Dio principalmente, per tutto quello che di buono avevano avuto nell'anno precedente.
Per una vera, e qui proseguiamo sull'ultima slide, celebrazione ufficiale, dobbiamo aspettare il primo presidente degli Stati Uniti nel primo anno del suo mandato, 1789, George Washington, che, liberati gli Stati Uniti dal giogo britannico, decide degnamente di festeggiare il primo vero Thanksgiving nostrano. Ma solo 80 anni dopo, questa celebrazione avrà un vero e proprio riconoscimento con una data. Grande presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, in un momento molto triste della nazione, siamo in piena guerra civile, esercito dell'Unione contro stati confederati schiavisti del Sud, decide di stabilire una data, che il Thanksgiving si festeggerà ogni anno il quarto giovedì di novembre, e lo fa con uno spot politico molto importante, perché vuole far passare il messaggio che almeno in questo momento si è tutti americani seduti a un tavolo, si interrompe qualsiasi attività anche bellica e si ringrazia Dio. Questa sarà una delle, insomma, delle tante cose che farà Lincoln per riunire la nazione. Ma solo nell'ottobre del 1941 Thanksgiving diventa a tutti gli effetti una festività nazionale grazie a un emendamento del Congresso degli Stati Uniti d'America. E da allora viene celebrato tutti gli anni con uno schedule ben preciso che dalle grandi città ai piccoli centri si sviluppa attraverso queste parate, ovviamente la più famosa dal 1923 è la Macy's Thanksgiving Parade, questo luculliano pranzo che come durata ricorda un po' i nostri pranzi casalinghi, perché solitamente gli americani non passano tanto tempo a tavola in famiglia, e poi una vera e propria maratona di sport nazionali che rientra proprio nella tradizione della giornata. Una giornata che noi europei e italiani conosciamo da qualche anno, impariamo a conoscere e a apprezzare anche per il significato, ed è diventato anche un elemento ulteriore per l'esplorazione, la visita degli Stati Uniti d'America in questo determinato periodo dell'anno. Quindi un ulteriore spunto. Proseguendo, Simone ha già accennato ai Wampanoag, il nome Wampanoag significa popolo della prima luce. Nel 1600, anche prima dell'arrivo dei padri pellegrini, si stima che vivessero fino a 40.000 persone nei 67 villaggi che componevano la nazione Wampanoag, il cui ceppo linguistico fa parte della grande nazione algonchina e che racchiude circa 40 lingue native del nord-est e del Nord America, e il Wampanoag è una di queste lingue. I villaggi Wampanoag coprivano il territorio lungo la costa orientale che andava da Weymouth, 15 miglia a sud di Boston, comprendeva l'area di Cape Cod, praticamente anche le isole di Martha's Vineyard e Nantucket, e arrivava a sud-est fino a Bristol e Warren nel Rhode Island. Vivevano in questa terra che loro chiamavano Turtle Islands, come spesso i nativi hanno identificato la madre terra. In tutte le popolazioni native americane si riscontra spesso questo nome di Turtle Islands. Era un popolo che viveva nella foresta e nelle valli durante l'inverno, e durante l'estate, la primavera e l'autunno si spostavano verso i fiumi, negli stagni e l'oceano per piantare le colture, pescare, cacciare, quindi vivere di tutto che gli dava la foresta fondamentalmente. Come già accennato Simona, la sopravvivenza dei coloni inglesi in queste nuove terre, sicuramente un ambiente assolutamente ostile, nuovo e ostile per loro, fu possibile grazie all'aiuto dei Wampanoag, che insegnarono loro a cacciare. Pensiamo per esempio al tacchino selvatico che i coloni non conoscevano e che fu appunto presentato a loro dai Wampanoag, e fu insegnato come cacciarlo e come cucinarlo. Insegnarono a pescare, insegnarono a coltivare mais, orzo, ad estrarre il succo d'acero, quindi insegnarono a sopravvivere praticamente. In realtà c'è una figura di riferimento che aiutò i pellegrini e che fu un personaggio di nome Squanto, che era uno degli ultimi nativi Potaxet, tribù piccola che viveva nella zona ed era stata quasi completamente decimata dai coloni prima dell'arrivo dei padri pellegrini, e che comunque fece da mediatore tra i Wampanoag e i padri pellegrini. Quindi fu il primo che insegnò l'ABC della sopravvivenza, poi proseguirono i Wampanoag e insegnarono tutto quanto serviva ai padri pellegrini per vivere in quelle nuove terre. Poi la storia l'ha già detta Simona, diciamo ci fu questo giorno particolare in cui accenno una cosa che non ha detto Simona: i Wampanoag
avuto già contatti con gli inglesi prima dei padri pellegrini, non è che si fidassero tantissimo degli inglesi, quindi arrivarono con un centinaio di guerrieri a questo ringraziamento, pronti a casomai intervenire in altro modo. Poi per fortuna andò tutto liscio e fu celebrato questo giorno, ma loro si presentarono belli armati all'invito dei padri pellegrini. Fatto sta, e adesso veniamo alla questione del ringraziamento per i nativi, fatto sta che poi la storia è andata come è andata, lo sappiamo, quindi le tribù, le oltre 570 nazioni indigene che vivevano in America hanno subito un destino che tutti ben conosciamo e ad oggi vivono solo tra i 4.000 e i 5.000 Wampanoag nel New England. Ci sono tre gruppi fondamentali, i Mashpee, gli Aquinà e i Manomet, che sono quelli principali. E tengono vive le cerimonie della loro nazione, quindi tengono vivo, come vediamo in queste immagini, anche con i famosi powwow, quindi con queste danze e raduni celebrativi in cui espongono i loro costumi, le loro danze, i loro canti, e come vedete si assomigliano un po', anche perché poi probabilmente, questa è una mia riflessione personale, nel corso degli anni questi costumi delle tribù native, soprattutto della zona nord-est, che poi va a sfociare nelle pianure, perché comunque la pressione della colonizzazione da est ha portato queste popolazioni sempre più verso le pianure interne. Questi costumi, dicevo, si assomigliano un po', perché per chi non è addetto ai lavori non è che vede la differenza fra questi che possono essere questi qui Wampanoag o costumi che magari vediamo nelle popolazioni tipo Lakota, Cheyenne, che conosciamo forse più per i film in tante situazioni. Però ecco, hanno in realtà una loro lingua, hanno in realtà delle loro tradizioni e quindi mantengono molto vivo questo concetto. Quello che va detto prima di passare la parola a Olga, è che il giorno del ringraziamento dal punto di vista dei nativi non è certo un giorno da festeggiare, anzi il mese di novembre per i nativi americani è un mese di celebrazione della cultura nativa, è il Native American Heritage Month, e il venerdì successivo, che per gli americani è il Black Friday, è invece il giorno di celebrazione dei nativi, quindi il Native American Heritage Day. È stato, fra l'altro, Olga, se non sbaglio, istituito da Bush Senior, se non sbaglio, nel 1990, quindi quasi un'azione inaspettata da un presidente che tutto sommato non è che fosse in linea con il pensiero dei nativi, ma così è andata. E quindi dal 1990 il mese di novembre è un mese in cui i nativi celebrano le loro tradizioni, non voglio dire in contrapposizione del Thanksgiving, ma comunque fanno capire che la storia è anche questa e non è sempre stata positiva. E lo stesso il venerdì diventa un giorno particolare, perché quando tutti gli americani si accalcano a fare lo shopping sfrenato, viene celebrato questo giorno in cui la cultura nativa viene rimessa alla sua giusta posizione. Quindi il Thanksgiving ha due facce, non solo quella che tutti conosciamo, che è quella tradizionale, ma anche quella dal punto di vista dei nativi. Ha anche la faccia artistica, che ora Olga ci racconta, perché nel corso degli anni è stato celebrato in più e più modi da artisti di fama internazionale, soprattutto americani ovviamente. Certo, anche perché per una festa così iconica e identitaria anche del popolo americano, sia nell'arte moderna così come nell'arte contemporanea, c'è una varietà incredibile di iconografie che poi troviamo collezionate nei vari musei in America, e non solo in America, anche in Europa. Quindi è interessante, magari quando si va a visitare qualche museo americano, andare a osservare, no, e queste tele che né più né meno fanno la storia di quella che è l'arte per il Thanksgiving. E qui vediamo subito una bellissima tela di Jean-Léon Jérôme Ferris, che fu dipinta ovviamente nei primi anni del Novecento, appartiene a una collezione privata, e questo è The First Thanksgiving del 1621. Allora, qual è in fin dei conti, diciamo, il parametro di questa tela? È che qua
Sì, subito si riesce a capire come questo evento è stato idealizzato. Ed è un po', diciamo, la firma di questo pittore che ha avuto il record di dipingere 78 tele, la più grande serie di un unico artista, dedicata proprio ai maggiori eventi della storia americana, The Pageant of a Nation. E in queste tele lui esprime questo massimo idealismo, no? Di questo momento storico americano. Quindi questa tela qua, in effetti, diciamo che pecca un po' di romanticismo. Ma è una tela molto importante perché va a diciamo, manifestare questo ideale del Thanksgiving. Ma andando avanti, andremo a scoprire anche che c'è Jean-Augusta Brunscombe. E qui la vediamo in una tela del Thanksgiving a Plymouth, e poi ce n'è un'altra addirittura che è conservata proprio al museo di Plymouth in Massachusetts. Quella che vediamo ritratta invece è conservata al National Museum of Women in the Arts a Washington, D.C. Qual è la caratteristica per questa pittrice? Lei è stata, diciamo, forse maniacale in tutti i dettagli che lei ha voluto ritrarre relativamente al giorno del ringraziamento e alla cena. Addirittura vedete che qua c'è un accenno a un lato religioso, che poi in fin dei conti non c'è mai stato questo lato religioso abbinato alla festa del ringraziamento. Però questa è una chiave di lettura di Jean-Augusta Brunscombe. Direi che è una tela abbastanza iconica, famosissima, è stata spesso adottata anche nei libri illustrati quando si parla del Thanksgiving. Accanto invece vediamo una tela abbastanza curiosa di John Curran. Questa è stata dipinta nel 2003, parliamo di un artista che è originario del Colorado, che si è molto spesso ispirato ai pittori rinascimentali e anche ai pittori fiamminghi. E quindi ci sono infatti dei toni in questa tela che ci richiamano a questo stile. Che cosa ha fatto questo uomo? Insomma, lui è riuscito a caratterizzare i suoi dipinti alterando e enfatizzando moltissimo la figura femminile, che è sempre stata protagonista delle sue tele. Quindi il risultato è una miscela di grottesco, ma anche di bello, perché guardiamo la bellezza di quel capitello, la bellezza di quel lampadario, questo bellissimo vaso di rose sul tavolo, e poi guardiamo invece le figure femminili, come sono quasi storpiate, alterate. E questa è un'altra rappresentazione di un Thanksgiving in chiave moderna. Questa è una tela che troviamo alla Tate Gallery a Londra. Proseguendo il nostro excursus nell'arte, ovviamente c'è spazio anche per i pittori black e quindi di cultura afroamericana. E un suo degno rappresentante è Horace Pippin. E qui vediamo la sua tela del 42, Giving Che cosa notiamo? Notiamo subito che è una famiglia povera, dimessa, una famiglia di colore, quindi probabilmente la possiamo legare alla cultura degli stati del sud degli Stati Uniti d'America. E qui lo stile è molto ingenuo, molto semplice, innocente. Ovviamente nella vita proprio di Horace Pippin c'è stata una vita di stenti, di povertà, e che quindi viene ripresa poi nelle sue tele. Ma quello che noi notiamo è che è arte popolare e quindi è un po' la chiave di interpretazione di Horace, che non ha mai avuto la frequentazione in una vera e propria scuola d'arte, ma fa parte di quella corrente che in America viene definita arte primitiva. Questa tela la troviamo nella collezione della Barnes Foundation a Filadelfia. Proseguiamo, e qua, vabbè, assolutamente la palma per il numero di tele, di illustrazioni dedicate a questa grande festa americana va senza dubbio a Norman Rockwell.
Allora, Norman Rockwell, noi sappiamo, è stato un grande illustratore americano, ha vissuto per molti anni sia nel Vermont che a Stockbridge, nello stato del Massachusetts, dove a tutt'oggi c'è il più grande museo a lui dedicato, con la più vasta collezione di illustrazioni di dipinti. Lui passò molto tempo anche a disegnare e ideare le copertine sia del Literary Digest, molto importante questa rivista, così come del Saturday Evening Post. Ma che cosa spicca in quelle che sono le rappresentazioni del Thanksgiving di Norman Rockwell? Questa ingenuità americana, e quindi che va tra l'umoristico e il commovente. La tela senza dubbio più famosa è quella che noi vediamo proprio a destra dello schermo, è il Freedom from Want. Furono quattro tele in realtà concertate dal pittore, e tra le quattro dipinte nel 1943, quindi in epoca della Seconda Guerra Mondiale, spicca questa, che curiosamente non solo è dedicata al Thanksgiving, ma ritrae un vero e proprio Thanksgiving della famiglia di Norman Rockwell, tant'è che lui, guardate, sornione, ammicca nel fondo della tela, nell'angolino a destra, come per dire ci sono anch'io e vi sto osservando. Allora, questa rappresentazione forse è la più cara al pubblico americano, perché? Perché rappresenta effettivamente la famiglia riunita al tavolo, non in una fiction, ma nella realtà. E quindi è la rappresentazione più classica. Vediamo poi dei dettagli, vedremo ad esempio vicino a quei gambi di sedano quella che è la cranberry sauce, la salsa di mirtillo, immancabile ingrediente ovviamente da abbinare al tacchino arrosto. Se proseguiamo poi nella nostra carrellata, beh, arriviamo all'epoca contemporanea. E è bizzarro perché ogni artista ovviamente ha dato la sua interpretazione. In questo caso l'arte pop, rappresentata degnamente da Roy Lichtenstein, è in questa tela, The Turkey, del 1961, quanto mai moderna. Perché? Perché Roy Lichtenstein qui adotta un suo stile specifico, che è il puntinato, che diventa poi una cifra stilistica di tutta la sua produzione, e che è questa tecnica tipica della tipografia che usa dei retini di grandi dimensioni per dare l'idea di una realtà mediata, cioè di una realtà che è diventata di massa. Quindi è un Jacques, non lo sappiamo, ma sta di fatto che è molto impressionante. Proseguiamo ed arriviamo poi a quello che è un codice, diciamo, contemporaneo, adottato sia nei comics e nelle serie televisive, quindi dove la televisione acquista ovviamente un valore importante nella distribuzione, e c'è una elaborazione della cultura pop rappresentata qui, ad esempio, dai Simpson. I Simpson chi sono? Noi sappiamo benissimo e conosciamo questi personaggi, è una famiglia decisamente irriverente e impertinente. E in questo caso sono riuniti intorno a un tavolo, il tavolo del Thanksgiving, e ci sono molti riferimenti ovviamente culturali e citazioni che ognuno di noi è in grado di interpretare. Certo è che questa famiglia Simpson direi che non si comporta come tutte le famiglie americane attorno al tavolo del Thanksgiving. E questi sono solo alcuni esempi. Se ne volete altri, beh, vi invito ad andare a esplorare il sito di 400 Thanks, perché abbiamo dedicato una sezione intera all'arte proprio come è stato ritratto il Thanksgiving. Però Olga, ce l'hanno anche loro la cranberry sauce nella gift animata Ah, sopra, lì nel mezzo, no? Si vede in tutto quel certo. macello che fanno, c'hanno la cranberry sauce. Certo, Fantastico. massacrano il tacchino, però la cranberry sauce è intatta. E se guardiamo bene, quel piattino di cranberry sauce richiama né più né meno lo stesso piattino che abbiamo visto sul tavolo di Norman Sì, Rockwell. chiaro, chiaro.
Poi, se vogliamo vedere le dietrologie dei Simpson, non è una roba banale, anzi, per certi versi. Allora, proseguiamo. E come abbiamo messo in questa frase, non c'è pasto che si rispetti senza un ottimo vino. E quindi adesso la parola passa alla nostra Sally che rappresenta alcune etichette vinicole della regione di Finger Lakes, quindi le distribuisce qui in Italia, regione dello Stato di New York. Sally, l'italiano medio, come sono io, ha in mente la Napa Valley. O poco altro se parla di vini americani, ma qui c'è un universo che si apre invece, dico bene? Assolutamente sì, ed è la base di qualsiasi sommelier che deve andare oltre e riconoscere che il vino buono non ha barriere, non ha confini, quindi basta solo cercarlo e in qualsiasi territorio può offrire delle chicche. In particolare oggi vi racconto di questo dello stato di New York, perché siamo abituati a pensare a New York come New York City, ma New York City è solo un puntino nello stato di New York che si estende per una superficie che va oltre mezza Italia, per capirci, quindi qualcosa di molto esteso. E ci troviamo nel dettaglio nella Finger Lakes Wine Region, come dicevi giustamente, a nord dello stato, quasi al confine col Canada, tutt'altra roba appunto rispetto a quello che possiamo immaginare della California calda e solata, ma è proprio la vicinanza a un clima come quello del Canada e la presenza di laghi, da qua Finger Lakes, che ricreano un microclima perfetto per la viticoltura. Ci sono questi laghi che danno origine anche al nome, perché ricreano quasi, due mani e quindi proprio come se fossero delle dita nella terra, dove si sono insediati questi laghi e ricreano quel calore che, nonostante, il clima freddo, permette appunto la viticoltura. In quella che è la slide successiva andiamo a vedere qualcosina di più sulla zona che, oltre a essere una zona vocata per la produzione vinicola, è una zona molto conosciuta anche dal lato turistico. Se infatti pensiamo a quello che può essere un weekend tipo del newyorkese abituata alla grande città, sicuramente scopriremo che la zona di Finger Lakes offre una perfetta fuga nel verde da quello che è il caos cittadino. Una zona ricca di verde, come dicevo, con la presenza del lago che è utilizzato a tutto tondo, quindi anche proprio per quelli che sono usi turistici, dal classico giro in barca a quella che è escursioni che si possono fare nei dintorni del lago, la zona offre veramente tanto. Finger Lakes offre tanto dal punto di vista turistico. Tornando al discorso dei vini, quelli che possono essere i vitigni principe della zona sono sicuramente il Riesling per quanto riguarda i bianchi, e poi andiamo a trovare dei rossi simbolo che possono essere il Cabernet Franc e il Pinot Nero. Diciamo che è una zona molto simile, tu citavi l'italiano medio, a quella che può essere il Trentino Alto Adige, per capire una somiglianza con quel territorio italiano. Ti Quindi stavo per fare una troviamo. domanda, ti volevo dire a cosa la abbineresti se dovessi dire il parallelo italiano quella regione. Assolutamente Trentino, perché rispecchia quelle che sono proprio vini freddi, vini molto diretti, e vitigni simbolo come possono essere appunto sia il Riesling che il Pinot Nero, che troviamo facilmente anche Quindi in queste anche come zone in Italia. prodotto finale, cioè proprio l'assaggio potrebbe richiamare ai vini della regione del Assolutamente. Trentino. Sì, assolutamente sì, potremmo ritrovare delle somiglianze. Una cosa che faccio spesso e che è molto divertente, sono le degustazioni alla cieca.
In questo modo si beve senza sapere cosa sia nel bicchiere. Vini italiani e vini della Finger Lakes Wine Region si possono trovare delle somiglianze, delle similitudini veramente sorprendenti. E questa è una cosa che affascina decisamente il consumatore. Un'altra chicca della zona che vediamo qua nelle foto è sicuramente il Traminette. Il Traminette è un autoctono di questa zona, quindi è prodotto esclusivamente in poche zone d'America e in questa zona nel dettaglio, ed è un incrocio fra il più conosciuto Gewurztraminer italiano e una vite di origine francese. È un vino molto versatile che possiamo benissimo abbinare a quello che è un piatto speziale. E che richiama un po', ricollegandoci al discorso del Thanksgiving, un abbinamento al tacchino, per quella che può essere magari un tocco più speziato, un tocco magari anche di una salsa in accompagnamento, potrebbe essere sicuramente qualcosa di adatto. Senza anticipare niente, però insomma un minimo di notizie, alcuni di questi vini probabilmente o quasi sicuramente saranno alla serata del 25, dico Eh sì, bene? facciamo questo spoiler e diciamo che sì, questi vini saranno protagonisti della tavola del Thanksgiving e ci saranno in abbinamento sia dei bianchi come quello che ho citato, sia dei vini rossi che possono sposarsi altrettanto bene a quelle che sono altre portate che saranno servite durante la serata. Perfetto. Allora, Sally, grazie. Andiamo avanti nella nostra carrellata. Rimaniamo comunque nel discorso alcolico, perché adesso Andrea ci racconta di un paio di cocktail che suggeriamo come abbinamento a chi volesse festeggiare il Thanksgiving, perché sono molto appropriati. Quindi, il primo, Andrea, che tu hai selezionato è un classico. Sono tutti e due dei classici, a dire la verità, anche te lo dico da profano, ma insomma i nomi sono ultranoti. Quindi, Cosmopolitan, che ci racconti del Cosmopolitan? Ci siamo persi Andrea. Ci siamo persi il collegamento con Andrea. Il bello della diretta, come diremmo. Eh sì. Beh. Allora, facciamo una cosa. Mentre Andrea si ricollega, noi andiamo avanti e poi ci ritorniamo senz'altro. Ok? Sally, io non so se tu sei, tra virgolette, quotata anche in cocktail, sicuramente più di me, però io non azzardo spiegazioni su una cosa che non mi compete assolutamente. Però posso intervenire io perché io sono una grande bevitrice. Oh, bene, Olga. Sì, Allora, scusatemi, allora assolutamente. vengo proprio, cioè la terra del cranberry, una delle Certo. terre più importanti del cranberry negli Stati Uniti d'America, perché non è l'unico stato produttore di cranberry, è proprio il Massachusetts. Ed è proprio dal Massachusetts che arriva Ocean Spray, che peraltro risulta da pochi mesi anche distribuito in Italia e che è il massimo produttore in assoluto sul territorio statunitense di quello che è il Cranberry Classic Juice, che serve a tutti gli effetti per preparare questo bellissimo cocktail che in Italia o internazionalmente è riconosciuto col nome di Cosmopolitan, che è a base ovviamente anche di vodka, di Cointreau, il succo fresco di lime e poi ovviamente anche il Cranberry Ocean Spray. Ora, io quando vado in Massachusetts, scusatemi, che sia Thanksgiving o che non sia Thanksgiving, mi godo sempre questo cocktail che però da noi viene chiamato Cape Cod, proprio perché moltissime sono le coltivazioni di cranberry proprio nella penisola di Cape Cod. Quindi direi che questo è un cocktail ideale per dare inizio al simposio del Thanksgiving. Bene, bene. E il successivo è invece un pochino più internazionale perché è un Manhattan. Credo che Andrea l'avesse selezionato comunque sempre perché ha un che di connotazione che può essere abbinato al discorso del Thanksgiving, dal punto di vista. Eccomi. Ah,
Ci sei di nuovo? Eccoci, perfetto. Sono tornato. Ho avuto un piccolo problema di connessione. L'ho visto. Allora, guarda, siccome Olga ha già, diciamo, ampiamente raccontato l'altro cocktail, siamo al Manhattan, quindi intervieni tranquillamente su questo, Andrea, almeno. Il perché, ecco, anzitutto la selezione Manhattan ci ha avuto un motivo particolare dal tuo punto di vista? Ma guarda, ho pensato al Manhattan perché comunque il Manhattan fa parte della storia americana, è proprio un cocktail largamente utilizzato, un cocktail molto tradizionale. La prima volta che è stato proposto per un banchetto in onore di un candidato presidente che era Samuel J. Tiden, proposto da parte di Jenny Jerome, che era la mamma di Winston Churchill, e proposto appunto in un banchetto, il bartender che lo ha creato era Ian Marshall. E da lì è partito tutto una serie di rievocazioni e piano piano il drink è diventato una vera icona della miscelazione americana. E quindi a quello mi sono ricollegato per rievocare il Manhattan. Quindi la ricetta la vediamo, ma comunque la puoi tranquillo. La ricetta sono 6 centilitri di rye whisky, quindi un whisky di segale, 3 centilitri di vermut rosso, 3 centilitri di angostura bitter. Il cocktail viene mescolato in un bicchierone, servito in una classica coppa a cocktail con l'immancabile ciliegina rossa. Perfetto, ed è un classico internazionale di cocktail, questo ormai... Un grande classico, ha avuto tante variazioni la ricetta, quella che vi abbiamo proposto, che vi ho detto io adesso, è quella ufficiale codificata negli ultimi anni, ed è quella che si trova in tutti i cocktail bar del mondo, diciamo. Perfetto, grazie mille Andrea, e proseguiamo, arriviamo al clou di tutta questa presentazione, perché alla fine adesso abbiamo fatto i preliminari, ma quello che conta è quello che adesso ci diranno Alessandra e Silvia, e poi sono, lo devo dire perché Olga giustamente ha detto, è stato un gioco di squadra, e così è stato, ci mancherebbe, ma i centravanti sono stati loro due, perché io sinceramente ho fatto parecchia panchina in tutto questo progetto, e Alessandro e Silvia, anche perché sono a Milano e quindi hanno potuto agire in sede direttamente, ma sono quelli che si sono veramente dati un grande affare. E se vi ricordate, l'anno scorso facemmo un video sul Thanksgiving, perché all'epoca si poteva solo immaginare un evento in presenza, e l'organizzazione fu tutta curata da Alessandro e da Silvia. Olga fece da speaker per noi, e fu un'anteprima di quello che andremo ora a vivere il 25 novembre prossimo. Quindi a voi due la parola, raccontateci un po' questa location. Eccoci, allora, sì, devo dire che è un po' un'emozione ed è emozionante poter parlare di questa cena del Thanksgiving che andremo a realizzare la sera del 25 novembre. Saremo da Cargo, questa location di Milano piuttosto conosciuta, scelta perché in realtà Cargo diventerà per qualche giorno un po' un contenitore a stelle e strisce. Nel senso che ci sarà sì il clou della cena, ma ci sarà anche la possibilità da Cargo per qualche giorno di acquistare in un corner dedicato alcuni prodotti un po' particolari proprio provenienti dagli Stati Uniti. Ma veniamo alla cena, che è quello che secondo noi è sicuramente l'elemento che tutti stanno aspettando. Abbiamo incominciato con un tacchino cotto al barbecue lo scorso anno in modo virtuale, quest'anno questo tacchino ce lo potremo gustare tutti insieme, come nella giusta tradizione di una celebrazione del Thanksgiving, che quest'anno ha una rilevanza ancora maggiore, essendo il 400° anniversario. Da Cargo che cosa succederà? Avremo questa cena in questo particolare contesto che andremo ad allestire per ricreare un po' il mood Silvia a stelle strisce. Scusa, Alessandro, scusa, ti interrompo un attimo, sì. Passiamo poi a entrare nel vivo della serata. Dal punto di vista logistico, questa location in che zona di Milano è? Perché abbiamo messo la mappa, allora, ma diciamolo meglio. Certo. Allora, Cargo si trova nella zona nord di Milano. Diciamo, per chi un po' conosce la zona di Milano, è in fondo a Via Padova. La si raggiunge abbastanza facilmente arrivando sia dall'autostrada sia da quello che può essere la zona di Loreto, giusto per dare un altro punto di riferimento. Quindi con i mezzi pubblici, metro?
Metro, abbiamo anche la possibilità di raggiungerla con la metro, la fermata si trova a circa 10-12 minuti a piedi ed è la fermata di Crescenzago, linea verde, quindi la linea 2 di Milano. Perfetto. Che la si può appunto incrociare sempre da Loreto o dalle altre parti, e dalla stazione centrale, giusto per dare un riferimento, è estremamente comodo, altro punto di riferimento per la città di Milano. Altra cosa che ha il vantaggio questa location, per chi arriverà con i mezzi propri, c'è un parcheggio ampiamente disponibile, quindi non ci sarà nemmeno bisogno di impazzire, come spesso accade in alcune zone di Milano, di trovare un parcheggio, ed è assolutamente gratuito, quindi altra cosa non e poi si vede un po' dalle foto, è questa zona che ha sfruttato Cargo è un recupero industriale di vecchie fabbriche, vecchi magazzini, è quello lì. Esatto. Anche il fascino della... Perfetto. Sì. Ha una lunghissima storia questo posto, in realtà è un posto anche iconografico, perché un tempo era la fabbrica dell'Ovo Maltina, chi si ricorda l'Ovo Maltina? Accidenti, ricordo io. Tutti noi quando eravamo bambini abbiamo preso l'Ovo Maltina, quindi, e questo era proprio lo stabilimento, che oggi è diventato invece una location, è un design store dove si trova diverse tipologie dagli utensili per la cucina, da tutto quello che occorre per la cucina, l'arredamento. Insomma, è un punto di riferimento abbastanza noto su Milano per chi ricerca delle cose un po' particolari. Perfetto. Vai, puoi tornare al clou della serata. Torniamo al clou, Silvia. Allora, per quanto riguarda il mood, ci stiamo lavorando, nel senso che riproporremo qualcosa che richiami le lucine, questa atmosfera un po' familiare e di calore che deve accogliere tutti gli ospiti che saranno da Cargo. Un menù, partiamo dal menù. Abbiamo parlato di barbecue, qui ci sarà la massima espressione del barbecue americano. Perché qui avremo a fare il menù Filippo, che è uno dei massimi pitmaster ed esperti di barbecue riconosciuti in Italia, che ci guiderà attraverso quello che è il suo percorso in un menù dove il tacchino ovviamente sarà il piatto principe, seguiremo quelle che saranno delle ricette della tradizione, ma avremo un tocco in più, il barbecue americano, il barbecue del profondo sudamericano, quello vero, quello concreto, e quindi il menù sarà proprio un viaggio attraverso i sapori degli Stati Uniti, per chi soprattutto ama un po' quello che è il concetto del barbecue della carne. Do un paio di anticipazioni? Dai, pure, dai. Il brisket è insomma qualcosa di davvero sempre estremamente gustoso, ma poi avremo del pulled pork, avremo comunque delle lollipop, che sono comunque queste palline che saranno con la salsa barbecue aromatizzata al bourbon, insomma qualcosa di davvero importante. Il tutto abbinato, come dicevamo, con i vini che ci proporrà Sally, proprio per un percorso di degustazione e di convivialità. Vogliamo che ci sia la massima convivialità. Certo, assolutamente. Quindi, andando poi nel concreto, questa è una cosa molto importante, come funziona per aderire alla serata? Poi lo ridiremo in tanti altri post che faremo da ora in poi, ma insomma è bene chiarirlo subito. Fissatevi questa data, 25 novembre, i posti sono numero limitato, quindi la serata prevede circa 70 persone e quindi non stiamo parlando di tanti posti a disposizione. Come fare per prenotare? E ovviamente le prenotazioni sarà prima si arriva e prima si è al proprio posto, essendo appunto dei numeri limitati. Per prenotare potete, come vedete in sovraimpressione, avete il numero di cellulare, due mail di riferimento, scrivete, l'importante è indicare il numero di ospiti e soprattutto poi riceverete da questo punto di vista quelle che sono le modalità della prevendita. L'importante appunto è comunque assicurarsi il proprio posto, scrivete, indicate bene, riceverete poi una mail di risposta con tutte le istruzioni del caso per quanto riguarda la prevendita. Tengo a precisare una cosa che ovviamente di questi tempi tutti bene o male sappiamo che bisogna essere dotati, servirà il Green Pass. Questo è ovviamente un aspetto del quale non si può prescindere. Certo. Avrei una domanda, sì. Alessandro. Potresti essere preciso sul costo di partecipazione alla serata? Certo, il costo di partecipazione è di 48 euro a persona, compreso il vino e l'acqua.
quindi tutta quella che è la parte anche di beverage, se così possiamo dire, è compresa. Per quanto riguarda il degustazione vino che sarà abbinato a ciascun piatto, l'acqua ovviamente di riferimento, il caffè non mancherà, ma è di 48 euro per quelle che saranno sostanzialmente 3 portate più il dolce. Bellissimo, e certamente non è gradito l'abito scuro, vero Silvia? Possiamo vestirci casual, quanto più americani, in maniera anche semplice, no Silvia? Anche stelle strisce volendo, ecco. Chi vuol venire dotato di blu, stelle, rosso, non è un problema. Ci saranno dei momenti indoor, così come dei momenti outdoor, no Silvia? Esatto, la parte esterna verrà allestita un po' country, ci sarà della musica dal vivo, chi vorrà potrà ballare, ovviamente, nessuno lo vieta, e ovviamente avremo fuori anche lo smoker vero e proprio, che Alessandro si è dimenticato di aggiungere, che arriva direttamente da Roma, perché Pils Barbecue in realtà è una realtà presente su Roma, molto famosa, sta facendo un pensierino forse per Milano, e soprattutto lo smoker che ci sarà la sera, che è questo che vediamo nella foto, quella esatto, più grande. Questo. Avremo in dotazione quello un po' più piccolo, ma il piccolo è relativo. Anna, che è una delle proprietarie, ha fatto disegnare lo smoker in Texas, direttamente in Texas è andata la lei a farlo disegnare, e a casa in Toscana, in terra tua, Stefano, l'hanno realizzato a mano, artigianalmente. Vi posso garantire che tra tutti i barbecue che abbiamo assaggiato, presenti in Italia ovviamente, è uno dei migliori. Soprattutto quando, Olga, tu l'hai assaggiato, soprattutto il... È squisito, da leccarsi i baffi. È un pastrami speciale, tant'è che faremo anche una conferenza stampa che anticiperà l'evento, dove coinvolgeremo i giornalisti e daremo un assaggio proprio anche del pastrami e un po' del tacchino. Ma Silvia, ma ci sarà anche l'opportunità di fare piccoli acquisti da cargo? Perché non vorrei sbagliarmi, ma i vini che noi assaggeremo e berremo copiosamente durante la serata, che sono i vini di Selly della regione di Finger Lakes, potremo poi comprare delle bottiglie, no? Sì, sarà per tutta la settimana durante quale ci sarà il Thanksgiving, un angolo dedicato agli Stati Uniti da cargo. Ci saranno i vini di Selly, ci saranno le classiche, vabbè, Yankee Candle e tante altre cosine americane. Le stanze di Stonewall Kitchen. Esatto, che è un altro dei nostri partner. E si potrà acquistare cose che generalmente non sono presenti da cargo. E io aggiungerei anche che i vini di Selly sono molto buoni e sono un po' rari, quindi io correrei a comprare i vini da cargo. Sì. Avremo una stessa serata, poi probabilmente avremo modo comunque, chi volesse, poi di acquistare ugualmente i vini, soprattutto in questo specifico. Perfetto. Quindi avremo non solo la gioia di ritrovarci tutti insieme, finalmente in presenza, e di ritrovare anche amici che magari non vediamo da un po' di tempo, avremo di che ringraziare, perché bisogna decisamente ricordare che è una festa del ringraziamento, quindi ognuno di noi avrà un suo ringraziamento, no? Particolare. Ringraziamo perché abbiamo un lavoro, ringraziamo perché abbiamo... delle relazioni, delle amicizie, ringraziamo la nostra famiglia che ci ha sostenuto in questo periodo così lungo, così difficile, ringraziamo il fatto che siamo riusciti a rimanere attivi, creativi, ponendoci un traguardo che è stato appunto questo, di creare un momento di condivisione e di amicizia. Quindi, e ringrazieremo per gli acquisti, ringrazieremo per il cibo, e quindi io direi che dobbiamo assolutamente prepararci a questo 25 di novembre, e quindi accorrete, non temporeggiate, perché come diceva Alessandro, chi prima prenota ben alloggia e quindi potrà avere una bella serata. Esatto. Perfetto. Poi comunque faremo nuovi post da qui al 25, insomma ridaremo nuovi dettagli senza problemi, per cui
Grazie per ora a chi ci ha seguito in questa anticipazione. Ci vediamo su questa pagina, continuiamo i nostri appuntamenti, anche non solo ora legati a Thanksgiving, ma sicuramente ora siamo concentrati a quella data lì. Gli Stati Uniti sono riaperti da pochi giorni. Infatti, Stefano, questa è una gran cosa. Sono stati aperti dal lunedì, no? 8. Noi siamo già in fermento, in fervore, e bisogna anche dirle le cose fino in fondo. L'unica, ahimè, che non sarà con noi è la Simona, perché la Simona ha la grande fortuna di andare direttamente negli Stati Uniti a New York e partecipare al Thanksgiving. Brava Simona, buon viaggio, buona celebrazione. Penseremo idealmente. Esatto, mi raccomando, anche tu di là, mangia una coscina di tacchino anche per lì mi sa che ne mangerò, farò proprio si sentirà Simona, ci sentiremo per telefono, magari si fa una chiamata con WhatsApp. Sì, io la mattina sono alla Merry Thanksgiving Parade e poi ho un pranzo organizzato in un posto speciale a New York. Ok, perfetto, buon per te. Stay tuned, mi raccomando, e celebriamo insieme 400 anni di Thanksgiving. Grazie, ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.